Afferrate tutti una scopa, si tratta di truffa! Italiani! Sandro! Allora, tu sei un esperto di signoraggio? Cosa vuoi? Io lo dico. No, devo dire, dalle persone con cui ho diciamo mandato email, così alcuni addirittura mi hanno fatto il tuo nome. Quindi vuol dire che tu tu mi devi dire che cos'è questa cosa del signoraggio, perché da una parte mi dicono fai bene a parlarne, ma stai attento, persino Beppe Grillo ha dovuto smettere perché è una cosa pericolosa, ti ammazzano. L'altra invece è la bufala del secolo. E noi siamo? Non lo so, tu sei la bufala, sei la bufala o la caprese, pomodoro e mozzarella, cosa sei tu? Ma io diciamo che sono tento di diffondere delle informazioni su questa truffa. Ok, allora. Quella che ritengo sia una truffa. Ma è una truffa quello, è una truffa il signoraggio o è una truffa dire che esiste il signoraggio? Il signoraggio esiste senz'altro, lo dicono i banchieri stessi. Ok, che cos'è? Quindi non inventiamo nulla. Il signoraggio per il popolo, dal punto di vista nostro, perché noi siamo popolo, sì? È una truffa. Ok, siamo cioè... tutti vittime di questa truffa perché si basa sulla moneta. Ok, si può dire che in Italia c'è sempre il debito pubblico da quando sono nato e anche a causa del signoraggio? E anche a causa del signoraggio. Ok. Anche, sottolineiamo anche. Anche, sì, 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 ok. Cioè, cosa significa il signoraggio esattamente per chi poi dopo andrà a informarsi su internet o si comprerà dei libri? Che cos'è esattamente? Sì, beh, signoraggio, riserva frazionaria, basta usare Google o chi per esso e troviamo subito informazioni. Ok. Il signoraggio è il monopolio, è l'aggio del signore, quindi il potere che ha un signore di battere moneta, di creare moneta. Ok. Nel Medioevo lo faceva il classico signorotto del castello, oggi lo fanno le banche centrali. Ok, quindi schiavi eravamo e schiavi siamo rimasti. E schiavi saremo fin tanto che non prendiamo possesso di questo potere sovrano, però che tu, è la creazione del denaro. Però tu in cuor tuo sai che sarà impossibile questo. Sarà impossibile e non eravamo neanche qui, no? Perlomeno ci proviamo. Ah, ok, ci proviamo. Ok, proviamo. Ci proviamo, ma sarà impossibile, nel senso chi è che può ribaltare una cosa così potente? Beh, visto che Beppe Grillo si è tirato indietro, Ken che l'hanno ucciso, rimani te. Ah, oh, uno l'hanno ucciso veramente allora? Grillo? No, uno l'hanno ucciso davvero, parlando di signoraggio. Sì, anche Lincoln, diversi ne hanno uccisi. Dopo ne parlavano in radio, stai tranquillo. No, dai, che devo finire di pagare il mutuo. Non girare con le macchine cabrio e vai tranquillo. Allora, ok, allora andiamo avanti. Cioè, praticamente funziona così. Un signore stampa le monete da 100 euro. Da 100 euro. Per stampare questa moneta ovviamente sostiene un costo molto inferiore. Cioè, un 30 centesimi mi sembra di aver capito. Un 30 centesimi, sì. Però lui... Sono dati che lo dice la banca svizzera, la Banca Nazionale Svizzera, non io. Quindi noi... 30 centesimi per stampare una banconota. Noi dobbiamo dare a lui il costo, non dei 30 centesimi, ma il costo dei 100 euro che lui ha stampato. Sì, quello che si chiama valore nominale. Praticamente se lui scrive 500, scrive 100, la sua spesa è sempre quella, mentre noi dobbiamo pagare in base a quello che c'è scritto sul foglio. Esattamente. Fate, come... solo, ma inoltre c'è l'interesse. E l'interesse. È come se io facessi un foglio e scrivessi anello d'oro e vendo il foglio col prezzo di un anello d'oro. Esatto. Beh, fantastico. E chi è questo signore qua, questo genio? Questo genio è ovviamente un banchiere, sono i banchieri nel mondo, sono i banchieri privati, quindi non sono privati, nazionali. Okay. Io l'ho chiamato il grasso banchiere, per sottolineare la sua avidità. E come mai i politici di destra o di sinistra, o comunque chi vince le elezioni, nessuno fa mai una campagna per risolvere questo problema? Si potrebbero nascondere questi signori politici dietro al fatto di considerare tutto ciò una bufala. Ah, ok. Ma una volta che noi dimostriamo, come stiamo dimostrando in questi mesi, in questi anni, okay, che non è una bufala, anche matematicamente e dal punto di vista finanziario non è una bufala, okay, e non si possono più nascondere in pratica. Domanda. Noi dobbiamo sanarli questi politici, questi camerieri. Domanda, tu non puoi domani fare una denuncia? In quanto popolo sovrano tu puoi fare una denuncia e dire io, in quanto cittadino italiano, faccio una denuncia a questo signore. La denuncia in effetti è stata fatta da Giacinto Auriti nel 1994. Com'è finita? È finita che
Tecnicamente la risposta è stata sì, il dolo, diciamo che la truffa c'è, sì? Ma è stato dimostrato il dolo. Sono le parole. Cosa vuol dire? Se c'è la truffa, il dolo è che dobbiamo pagare un sacco di cose. Le parole ufficiali sono stati di un magistrato di Roma al professor Giacinto Auriti, che siccome è sempre fatto così. Ah, ho capito. Per una consuetudine, non c'era modo di cambiare le cose. E cosa dici? Guardi, quello ha rubato, sì, ma siccome rubano da 20 anni, adesso si può. Ah, ok, perfetto. Senti, io intanto ti ringrazio. Siamo stati abbastanza, secondo me, esaustivi, si dice? Non so come si dice. L'importante è che la gente adesso si informi, c'è qualcosa che si può firmare, qualcosa, o indagare se è vero o no. Un sito che ci puoi consigliare. Beh, non consiglio il mio sito, comunque tramite motori di ricerca, digitando signoraggio, riserve frazionarie e soprattutto sovranità monetaria, okay, che è quella che ci è stata tolta, rubata dai politici, perfetto, e consegnata al banchiere, perfetto, la gente può farsi un'idea in proprio, con la propria testa. Va bene. Ok, che è sempre più importante. Ok, dico a quelli che, quelli che adesso mi hanno messo... Cittadini, cittadini, l'ora è scocchetta, la situazione ingarbuglieta.